presenti stamattina e devo necessariamente ringraziare chi ci ospita e quindi doverosamente un ringraziamento forte al presidente Giorgio Improta del Circolo Marinante, secondo me in casa. Già da qualche anno ospita la conferenza stampa di presentazione di questo evento, per cui passo a lui subito la parola. Buongiorno a tutti, grazie per il ringraziamento, ma io ringrazio io voi, ringrazio Corrado Torbo, Enzo Minire e tutti gli amici dei Lions di Meglio Dopo. Organizzano ormai, questo è un appuntamento diventato, diciamo, un rito propiziatorio per che facciamo qui al Circolo Marinante, se ci sentiamo effettivamente in casa con loro, perché loro sono in casa loro e voi siete in casa nostra. Quindi ringrazio tutti quanti per la partecipazione, augurandoci che tutte le iniziative che promuove l'ADEP insieme ai Lions, insieme all'amico Enzo Minieri, possano produrre sempre risultati migliori per tutti quanti. Grazie di tutto e buon lavoro. Grazie a Giorgio. Passo subito la parola invece a Paolo Pilguiller, che è il presidente del Lions Glento Portici Miglio d'Oro, di cui mi onoro di far parte, e per un indirizzo di saluto. Grazie. Grazie Corrado, buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie, volevo limitarmi soltanto ai ringraziamenti doverosi, poi nel dettaglio magari saranno gli altri partecipanti e gli altri relatori ad essere più esaurienti. Il ringraziamento in particolare a tutti i soci del mio club che si sono impegnati per la realizzazione di questa ottava edizione del nostro evento a favore dei Lions. E poi ai rappresentanti dei media, che qui vedo numerosi come negli altri anni, e che ci sono sempre vicino e ci recensiscono sempre al meglio. Un ultimo ringraziamento al padrone di casa, a Giorgio Improta, presidente del club del Circolo Marinantes Napoli, che come sempre ci ospita con grande piacere. Un'iniziativa, insomma, ormai possiamo dirlo, un appuntamento fisso particolarmente atteso nel segno della solidarietà. Assolutamente sì, noi siamo veramente orgogliosi di aver portato questa edizione all'ottavo anno consecutivo. Ogni anno ci sforziamo sempre di più per poter attrarre quanto più pubblico, quanti più contribuenti, non solo in termini di partecipanti proprio al Gran Calà, ma soprattutto sponsor e artisti che contribuiscono veramente con grandissima solidarietà a questo evento e ci consentono chiaramente di dare un nostro notevole contributo a questa associazione che riesce a gestire, a dare un contributo nella gestione del reparto di ematologia del Pascale, mantenendo dei contratti Sky per una degenza più serena degli ammalati, un contratto Sky perenne per la degenza degli ammalati nelle stanze dell'ospedale Pascale, ma la cosa più importante è l'assistenza domiciliare psicologica sia agli ammalati che alle famiglie degli ammalati, fatta dagli stessi infermieri e dagli stessi medici che hanno praticamente accompagnato l'ammalato in questo percorso di degenza in ospedale. Una volta che chiaramente viene dimesso, ritorna a casa, si evita di dargli il trauma di ricevere un'assistenza da un estraneo che al limite non ha conosciuto chiaramente il suo percorso iniziale. E, abbiamo chiaramente acquisto di macchinari medici e soprattutto anche acquisto di medicinali che per quelle famiglie, insomma, un attimino più indigenti, che non possono consentirsi di pagare le cure che i loro familiari hanno bisogno. L'esperienza acquisita in questi 8 anni, chi manca all'appello? Editori, persone che potrebbero dare una mano e non si vanno vivi? Allora, noi innanzitutto non abbiamo la lavagna dei buoni e dei cattivi, onde per cui mi consenta di ringraziare veramente di cuore chi oggi come imprenditore, come azienda ci ha dato veramente una mano a sostenere le spese per portare su questo gran galà. Chiaramente approfitto del suo microfono a questo punto per fare un appello a chi
oggi è assente e molto probabilmente l'anno prossimo, insomma, ci vuole affiancare per rendere ancora più bello questo evento e per poter raccogliere ancora più fondi per sostenere quello che quanto prima abbiamo citato. È un gran parterre di ospiti come sempre, e insomma Enzo Minieri con i Lions di Portici non smentiscono mai, e il circolo Rarinantes ancora una volta diventa la location che ospita questa conferenza stampa. E siamo all'ennesima edizione e, come già accennavo, ci saranno tantissimi ospiti, musica, cabaret, moda, insomma intrattenimento e anche tanto tanto cibo buono, quindi è fondamentale questa cosa nella splendida location della Villa Signorini, che ci ospita ogni anno. È ormai diventato un grande appuntamento, ormai una grande famiglia che si allarga sempre di più, sempre con grandi ospiti. Beneficenza è un presupposto fondamentale che l'Ave e Lions di Portici, insieme al direttore, che è un po' il deus ex machina, che è Enzo Minieri, riescono sempre a portare un meccanismo molto importante, creare un meccanismo intorno a un presupposto che è quello della beneficenza. Ancora una volta si conferma questo evento intorno al quale ci sono tanti sacrifici, si lavora tantissimo e poi ci sono tantissimi professionisti che danno il loro contributo artistico. Vi diamo appuntamento quindi il 21 giugno, Villa Signorini, gran galà di beneficenza, non mancate, perché c'è anche da mangiare, si mangia pure. Beneficenza, ottava edizione, si diceva, si prova a coniugare un po' tutto, spettacolo, gastronomia, ma soprattutto la voglia di dar una mano. Sì, sicuramente nel mio caso specifico questa è la seconda volta al Bissio, grazie a Enzo Minieri che ha voluto la mia presenza anche quest'anno, e in questo caso, appunto, nel mio caso specifico, quello di dare un contributo canoro, perché all'interno appunto della manifestazione io canterò quattro brani, di cui tre fanno parte del mio nuovo CD, lavoro discografico e l'attore. E quindi, perché no, sono sempre presente quando si tratta di dare una mano alla solidarietà, insomma. Voglio dire, anche per questo gli artisti fanno bene all'anima, arriva il messaggio di, insomma, più bello e più positivo.